Domenica la tappa del Giro d'Italia arriverà a Campo Imperatore e in vista dell'arrivo della tappa il comune rende noto che a seguito della riunione tenuta in prefettura verrà disposta la chiusura al traffico veicolare della strada che conduce dal bivio situato nei pressi del cosiddetto Riudere di Sant'Egidio nelle vicinanze della Fossa di Paganica sino al piazzale di Campo Imperatore già da sabato 12 maggio. Il resto delle strade interdette al traffico è contenuto nell'ordinanza emessa dal prefetto che è sul sito della prefettura. Per raggiungere Campo Imperatore si potrà usare la funivia. Sarà possibile acquistare il ticket in prevendita sia all'infopoint della Fontana Luminosa sia alla biglietteria Fonte Cerreto con i seguenti prezzi: adulti 10 euro, ragazzi sino a 18 anni 5 euro, bambini gratis sino a 6 anni. Per la vendita domenicale dei biglietti i prezzi sono 13 euro adulti, 7 euro per giovani fino a 18 anni, gratis per i bambini fino a 6 anni. Il biglietto per la sola discesa avrà il costo di 10 euro. In considerazione della straordinarietà dell'evento, l'infopoint della Fontana Luminosa sarà aperto anche alle 21, sabato 12 maggio. Operativo dalle 9 alle 21, domenica 13 dalle 9 alle 13. L'arrivo della tappa è previsto attorno alle 17. La funivia comincerà le sue corse non stop verso Campo Imperatore a partire dalle 8 di domenica. Le prime corse a scendere verso la base di Fonte Cerreto, ovviamente, dopo il termine della gara, saranno riservate ad atleti e staff del giro. Potranno crearsi comunque lunghe file, quindi l'organizzazione raccomanda di portare abbigliamento invernale in considerazione della possibilità di precipitazioni con conseguente abbassamento della temperatura. In ogni caso, sino al termine del deflusso delle persone, il bar della taverna dell'albergo e l'ostello rimarranno aperti al pubblico.